tutti voi forse conoscono già che cosa andiamo a presentare, perché questo è un libro di favole, infatti dei conti e dei conti sarebbero la fiabe delle fiabe, ma un libro di fiabe molto particolare, perché nel 600 non si potevano fare critiche o satire come adesso in televisione ai potenti, perché naturalmente si rischiava grosso. E questo autore, che ha avuto la fortuna tramite la sorella, che è una cantante molto importante dell'epoca, Adriana Basile, pensate che per lei fu coniato il nome La Virtuosa, per dire di una persona che aveva una grande capacità di cantare in maniera sottile, e lei frequentava tutte le corti più importanti e portava con sé anche il fratello. E quindi il fratello, che era una persona amante di quello intelletto, ma con un grosso estro creativo, lui ha creato poi tutto, poemi, poesie, racconti, fiabe, che qui è diventato famoso, e anche testi per canzoni, testi teatrali. Viveva nelle corti e capiva un po' tutti i segreti, anche le magagne, anche le storture della nobiltà, e voleva raccontarmi, però raccontarmi in modo fiabesco, facendo finta che si trattasse di un procedimento per i bambini, era in modo sicuramente più accattivante invece di parlare di cose serie e di vedere anche la berlina, vizi e virtù. E quindi quello che ha scritto ha un grosso valore storico e anche di costume dell'epoca, ma anche un grosso valore letterario, perché siamo in piena epoca barocca e quindi c'è la ricerca della parola, e i letterati, gli scrittori cominciano a capire il gusto della parola fine a se stessa. Infatti vedrete che il lavoro splendido che ha fatto Mario, anche di lettura, di interpretazione, di trasmissione di questo testo, come c'è proprio un amore per la parola contaminata poi da tanti linguaggi, dalla lingua araba, dalla lingua spagnola, dal napoletano. E infatti Basile diventa così uno dei punti di riferimento per studiare la letteratura napoletana del 600. Un'operazione quindi di grande cultura, però un'operazione anche che arriva al pubblico facilmente, perché un grande sforzo, una grande bravura di Mario è stata questa, di leggere un testo così serio, così importante, però di trasformarlo attraverso l'arma che abbiamo, che è il teatro, la letteratura, la lettura espressiva, in un modo che arriva veramente al cuore, che ci fa sorridere, quindi ci eleva culturalmente, perché ci fa entrare nel mondo del 600 barocco napoletano, ma ci arriva anche al cuore, perché ci fa capire anche un modo di vedere la vita ironico e dissacrante, che è sicuramente bello. Quindi io adesso faccio il presentatore, ma nasco come spettatore di questo lavoro, perché l'ho apprezzato la prima volta proprio da spettatore, che è rimasto impattato dal lavoro che loro hanno fatto, lavoro che ha anche un commento musicale. Abbiamo qui due eccellenze, oltre parlavo di Mario Minaccia come un'eccellenza recitativa, ma abbiamo due eccellenze della musica popolare, che quindi voglio un applauso per tutti loro. Anche per
che prosegue alla diffusione del canto popolare, soprattutto del canto popolare.